Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Qui sul tavolo vedete solo delle mandorle, solo, tra virgolette, Ma a che parte che sono le mandorle del gruppo Caro e quindi senza dilungarmi a fare troppa pubblicità, vi dico solo di andare sul loro sito gruppocaro.com. e riceverete già il 15% di sconto sui prodotti che ordinerete. Se vi iscrivete Se vi alla iscrivete newsletter, alla newsletter, basta dare soltanto nome, cognome e mail, non è nessun dato quindi io particolare. vi consiglio tutti i loro prodotti. Detto ciò, andiamo ad iniziare la ricetta. Allora, quante volte ci capita di andare nei supermercati e trovare le mandorle da pelare? Ma per la ricetta ci servono quelle già pelate. Panico, oddio, Sì, che c'è come. successo a noi. Non è successo parecchie volte poi. Oddio, come faccio? Vabbè, d'altronde un po' di pellicina, chissà che sarà. No, la pellicina per alcune preparazioni va bene, per altre no. Non mi dilungo, perché sennò poi dopo mi dite che sto troppo lunga. E allora vi dico come fare. Allora, prendete le mandorle e le andate a mettere per qualche minuto in acqua bollente. Io già ho messo sulla pila dell'acqua a bollire. Non appena bolle l'acqua, le buttiamo giù e le lasciamo qualche minuto, ma ci vediamo dopo sui fornelli. Allora, vado a mettere le mandorle, le facciamo stare qualche minuto, come vi avevo detto. Mettiamo una giratina così e preparate sul tavolo un canovaccio pulito, ovviamente senza ammorbidente, senza detersivi. Io di solito, sapete come faccio? Prendo un canovaccio bianco o comunque poco colorato, lo lavo in lavatrice, poi lo prendo, lo rilavo di nuovo con acqua e bicarbonato A mano. a mano, esattamente, in maniera che va via tutto l'odore, e poi lo stendo al sole, ovviamente, perché almeno proprio evapora il tutto. Come capisci che sono fatte quando vengono a galla? Sì, esatto, devono venire a galla. Piano, come gli gnocchi Ah, praticamente, eh? bene, bene. Ok, ci vediamo tra un attimo. Eccoci qua. Allora, ho messo un canovaccio come sotto, poi vi faccio capire perché. Perché. Vabbè, scusate. E ho messo della carta assorbente perché faccio molto più in fretta a farle asciugare. A me servono velocemente, ok? Quindi le tolgo. Mescolo bene dalla pentola, le metto più larghe possibili. Eh Sparpagliate. sì, così si asciugano prima, si raffreddano prima in questo caso, perché a me poi non mi interessa per questa ricetta che devo fare che siano asciutte. Però capisco che magari a altre persone, non so, devono farci per dire la farina di mandorle e quindi serve asciutta Certo. la mandorla. Nel caso in cui non avete la possibilità di farle stare ad asciugare 4-5 ore, potete metterle al forno a 40 gradi, 50 gradi per una mezz'oretta, si asciugano tranquillamente e potete andarle ad utilizzare. Però mi raccomando, non fate mai la farina di mandorle se prima non sono asciutte le mandorle. Ok, È una ricetta veloce è stata, perché sì, non ci. Io assolutamente. Oppla. chissà che mi credevo che ci volesse chissà quale No, in realtà non ci vuole granché, cosa perché. difficile. Eh? No, non è difficile assolutamente. Purtroppo, soprattutto in questi periodi in cui giustamente le persone fanno scorte perché magari la Certo. paura del Covid, eccetera, le cose più che si usano tutti i giorni vengono prese d'assalto, no? Anche la farina, il lievito, lo sappiamo bene già cosa è successo per l'altra volta. Ma anche perché magari molti possono pensare che mandorle già lavorate siano meno buone. Non lo so, comunque in ogni caso guardate, eh? Per farvi capire quanto è semplice, certo, poi
ovviamente dovete tirarle tutte quante fuori, però guardate un po', sì, perché poi c'è l'acquetta, vedi, che è entrata dentro la pellicina, e quindi adesso ovviamente non è che ve le faccio vedere tutte, ci mancherebbe altro, io me le vado a spellare tutte quante, ci rivediamo tra un attimo insomma. Ecco qui, sono pronte, le abbiamo pelate tutte. Ora voi che cosa dovete fare? Dovete metterle su un canovaccio pulito o su della carta assorbente e farle asciugare. Se vi servono immediatamente, dovete metterle su una teglia da forno con la carta da forno belle sparse e le fate asciugare in forno sui 40-50 gradi per una mezz'oretta più o meno, ok? Io invece no, le andrò ad utilizzare per fare un formaggio, anzi una ricotta alle mandorle, fatta di mandorle. Quindi si interrompe qui la ricetta. Sì. Io pensavo ci fosse una parte più difficile, adesso dice adesso abbiamo fatto la ricetta, rimettiamole a posto. Esatto, adesso una per una dentro la pelle. No, ok, purtroppo questa pellicina non si sa come utilizzarla perché al massimo... Se avete qualche idea ditecelo. Sì, esatto, se avete qualche idea ditecelo. Però spiegatevi perché sennò le buttiamo. No. Vabbè. Lasciate correre, no, io le metterò sicuramente in giardino, sulle piante, tanto faranno comunque da concime. Va bene. E non vi perdete il prossimo video perché utilizziamo queste mandorle. Esatto, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!